Amici sportivi e amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo quarto appuntamento con il Punto, la rubrica sportiva a cura di Antonio Castriotta su Manfredonia TV, nella quale facciamo il punto su quello che è stato lo sport di Capitanata. Bene, inizio questa puntata con un grande chapeau per le compagini sportive di Manfredonia. Il Manfredonia Calcio ha vinto, ha battuto per 3-0 lo Sporting Apicena. La SIM Manfredonia Calcio a 5 ha battuto il CUS Molise per 5-3. E il basket, la SSD Angel, la sua prima vittoria di campionato in trasferta contro la Sunshine Vieste per 59 punti a 57. Complimenti a tutte le compagini sportive di Manfredonia. Partiamo ovviamente parlando di calcio a 11. Il Manfredonia Calcio ha battuto lo Sporting Apicena per 3-0, con le reti segnate dalla Bomber Trotta che si porta a 12 segnature in questo campionato. Ma prima di entrare nel merito della partita, leggiamo i risultati della giornata, l'ultima di domenica, del campionato regionale di promozione, l'ottava giornata. Borgorosso Molfetta batte il Donuva Calcio 1971 2-0. Football Club Capurso Nuova Spilastuola 0-1. Canosa AS et Labor Grottaglie 2-1, Castellaneta Calcio 1962 Ginosa 3-2, Rinascita Rutilianese Real City 1-0, United SLI Noicattaro Calcio 2-0, Vigor Bitritto Norba Conversano 5-1, Manfredonia Calcio 1932, l'abbiamo già detto, ha battuto lo Sporting Apicena per 3-0. Per una classifica che vede al primo posto a pari punti con lo United SLI il Manfredonia Calcio a quota 24, poi vi è il Vigor Bitritto a quota 16, Castellaneta Calcio 1962 quota 14, Real City 13, Borgorosso Molfetta 12, a 11 punti Ginosa, Noicattaro Calcio e Nuova Spilazzola. A 9 punti Arset Labor Grottaglie, Norba Conversano, Rinascita Rutilianese. A 8 punti Canosa e Sporting Apicena. Donuva Calcio 1971 a 4 punti. Football Club Capurso a 0 punti in classifica. Prima di entrare nel dettaglio della importante vittoria del Manfredonia Calcio contro lo Sporting Apicena, però guardiamoci gli highlights di questa partita, con la cronaca di Dino La Torre e con il montaggio di Andrea Colaianni. Il Manfredonia Calcio continua la sua marcia inarrestabile e ha battuto quest'oggi al Miramare lo Sporting Apicena, una gara con poche emozioni dove il Manfredonia ha dominato per i 90 minuti dando poco spazio agli avversari. Ma veniamo alla cronaca: al sesto minuto subito Manfredonia in gol, calcio di rigore per fallo di mani di un difensore ospite, sul dischetto il capitano del Manfredonia Trotta che trasforma per l'1-0. Tredicesimo minuto, Basta dalla destra, entra in area, supera due difensori, tira ma Leo para e subisce anche fallo. Quindicesimo minuto, Stoppiello si coordina e fa partire un tiro, la palla viene parata da Leo. Diciassettesimo, Trotta tenta il tiro a sorpresa, Leo però non si fa sorprendere, spinge e Grumo non ne approfitta. 27esimo, triangolazione al Brizio, Trotta al Brizio con tiro da parte dell'attaccante biancoceleste da dimenticare. 33esimo, ci prova Mastro Pasqua, il suo tiro termina di poco fuori. 39esimo, al Brizio vede Capitan Trotta libero sulla sinistra e gli passa la palla. Il numero 7 biancoceleste con un perfetto tiro a giro piazza la palla sotto la traversa alla sinistra di Leo e porta il Manfredonia sul 2-0. 44esimo, è Roberto ad avere l'occasione da rete, ma angola troppo il tiro e il pallone termina fuori. Nella ripresa al settimo minuto, prima azione degna di cronaca e di Roberto. Tiro da fuori area che impegna Leo e mette la palla in angolo dal corner e Telera a deviare la palla tra le braccia di Leo. 24esimo, Cicerelli tenta la via del gol. Il suo tiro termina di poco alto.
33esimo ancora Ciccerelli che pennella un'ottima palla al centro dell'area dove Albrizio raggiunge ma non trova il tempo necessario per deviare la palla in gol, perdendo una ghiotta occasione. 38esimo, ancora un tentativo di Albrizio servito da Trotta, la palla termina tra le mani di Leo. E in pieno recupero arriva il terzo gol per i padroni di casa, errore difensivo degli ospiti con il portiere che rilancia male la palla e termina tra i piedi di Trotta che entra in area e deposita la palla in rete, siglando la sua tripletta personale e fissando il punteggio definitivo sul 3-0. Con questa vittoria il Manfredonia Calcio 1932 è a pieni punti a 24 punti in classifica in compagnia dell'altra capolista, lo United Sly, che quest'oggi ha vinto la sua gara in terra contro il Meccattaro per 2-0. Domenica prossima gli uomini di Mister Agnelli saranno in trasferta sul campo del Grottaglie. Abbiamo visto gli highlights di questa partita curati nella cronaca da Dino Latore con il montaggio di Andrea Colaiani, le immagini sono molto eloquenti, abbiamo in effetti visto un Manfredonia Calcio 1932 arrembante nella prima frazione di gioco, credo con l'80% del possesso palla, abbiamo letteralmente messo alle corde l'avversario di turno, in questo caso lo Sporting Apicena che avevamo già battuto in Coppa Puglia per 5-2 all'andata e per 1-0 al ritorno, quindi mister Agnelli conosceva benissimo questo avversario, un centrocampo rivoluzionato con un turnover che mister Agnelli può consentirsi grazie all'organico di cui è dotato, quindi Mastro Pasqua e Soppiello dai minuti iniziali del primo tempo e quindi la Boragine e Ciccerelli si sono accomodati in panchina per entrare poi nella seconda frazione di gioco. Bene, io ho contato almeno 25-26 tiri in porta soltanto nella prima frazione di gioco, sono venuti fuori questi bei gol, un calcio di rigore assegnato dall'arbitro per un tocco di mano in area del difensore dello Sporting Apricena e poi ci ha pensato sempre Pasquale Trotta a trovare un tiro bellissimo, il tiro della domenica a giro nell'angolino che ha sorpreso il portiere della Apricena. Una seconda frazione di gioco con meno ritmo da parte della Manfredonia Calcio 1932, rispetto alla prima frazione di gioco, eravamo sì sul 2-0, però si è notato un calo nella pressione nei confronti dell'avversario e dello Sporting Apricena. Bene, ascoltiamo l'intervista che ci è stata rilasciata da mister Luigi Agnelli al termine della gara e come ha giustificato questo calo di tensione agonistica nella seconda frazione di gioco. Mister Luigi Agnelli, è appena terminata la gara contro lo Sporting Apricena, il Manfredonia l'ha battuta per 3-0, 2 reti al primo tempo e 1 rete alla fine del secondo tempo, la positività è che intanto il Manfredonia Calcio non ha subito gol. Dai, questa è una cosa positiva soprattutto per chi ci chiede sempre, subiamo sempre un gol, però di contro abbiamo sprecato tante occasioni da gol nel primo tempo e nel secondo tempo abbiamo badato più a non prendere che a giocare come sappiamo. La nota positiva è non aver preso gol, aver fatto giocare giocatori under come Cioffreda che ha fatto una buona mezz'ora e aver fatto giocare anche Antonello Riccardo che è comunque un elemento importante della squadra come Prota, come Olivieri, come Tomaiolo, quindi piano piano stiamo facendo giocare tutti e stanno crescendo bene anche i nostri under. La prestazione del complesso è certamente molto positiva, però un Manfredonia da due volti, un primo tempo molto più propositivo, siamo andati a tiri a rete 18 volte, siamo riusciti chiaramente a passare in vantaggio meritatamente, un secondo tempo con meno briosità da parte del Manfredonia Calcio, come mai? Io penso che nella vita e soprattutto nel calcio qualcosa bisogna lasciare se creiamo tanto. Quando creiamo tanto dobbiamo di tutto essere concreti lì davanti e concludere le azioni, però qualcosina poi la lasciamo dietro perché portiamo qualche uomo più in avanti, quindi il gollettino lo si può prendere. Noi ci eravamo prefissati con la difesa, con il centrocampo e con tutta la squadra di non prendere gol questa giornata, così è stato, abbiamo badato un po' più al sodo senza essere belli e spensierati come siamo sempre. È normale, se bisogna essere belli qualcosina la concediamo, se dobbiamo essere un po' più concreti qualcosina non la facciamo bella come al solito. Io a volte preferisco essere più bello che insomma non prendere gol, tanto con gli attaccanti che abbiamo qualcosina in più la facciamo sempre.
Mister, una formazione inedita al primo tempo, Cicerelli e la Boragine lasciati diciamo in panchina, poi sono subentrati al secondo tempo. A scopo precauzionale li hai fatti rifiatare un po' in vista del delicato impegno contro il Grottaglie? Senti, ti dico la verità, abbiamo una squadra che secondo me è composta da tutti i titolari. In settimana ho visto bene alcuni giocatori e li ho fatti giocare e l'hanno dimostrato, soprattutto chi ha giocato il primo tempo. Nel secondo tempo ho fatto entrare gli altri che hanno dimostrato di saper giocare bene a pallone. Quindi secondo me la cosa positiva e la nota positiva è aver fatto giocare tutti. Quindi tutti si devono sentire sempre sulla corda e dare il 200% allenamento dopo allenamento. Come oggi avevamo davanti lo Sporting Apriceno, con tutto il rispetto, quando avremo davanti lo Slay sarà un'altra partita, però ad un attaccante come Albizio che oggi ha purtroppo sbagliato 3 palle gol nitide, che cosa direbbe a fine partita negli spogliatoi? Che se l'è conservati per la prossima partita. Christian è un attaccante forte, come lo stesso Santoro, come lo stesso Grum e come lo stesso Trotta, e giustamente se non segna oggi segna la prossima, poi abbiamo gli altri, segnano gli altri, no? L'importante è portare 3 punti a casa. E speriamo bene, grazie mille mister. Grazie a te. Grandissimo protagonista di questa partita è il bomber Pasquale Trotta, un autentico fuoriclasse per questa categoria, come abbiamo sempre evidenziato ha sposato questo progetto e sta dando una grandissima mano a suon di gol al Manfredonia Calcio 1932, sia nella scorsa stagione avendo segnato 43 gol, ma anche in questa stagione è arrivato già a quota 12 gol nella classifica marcatori del campionato regionale di promozione e a quota 83 gol nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del Manfredonia Calcio 1932. Pasquale Trotta si fa sempre trovare pronto, ieri ha segnato il calcio di rigore, è infallibile dal dischetto e poi si è inventato quel secondo gol sempre al primo tempo con quel pallone deciso, lo ha praticamente indirizzato nel 7 a giro e poi nel secondo tempo ha approfittato di una disattenzione difensiva da parte dello Sporting Apriscena e con un gol di rapina da vero falco si è fatto trovare al momento giusto, al posto giusto per segnare la terza rete che ha chiuso quindi ogni possibilità da parte dello Sporting Apriscena, che nella seconda frazione di gioco ha cercato di farsi di guadagnare metri con il suo centrocampo, di affacciarsi nella porta avversaria e quindi ha chiuso la partita. Sentiamo l'intervista che ci è stata rilasciata da bomber Pasquale Trotta. Allora, Pasquale Trotta batte lo Sporting Apriceno 3-0. Sì Antonio, è stata una partita diciamo dove il primo tempo l'abbiamo approcciata bene, siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi abbiamo fatto diciamo qualche errore di troppo sotto porta, si poteva chiudere prima la partita, però poi dai, siamo stati bravi a gestirla e a chiuderla. Io ho detto Pasquale Trotta batte lo Sporting Apriceno. No, è sempre merito della squadra, io parlo sempre della squadra, mai a livello personale. Chiaramente fa piacere fare gol, però per me sono frasi che si dicono e ridicono, però per me conta la vittoria di squadra, anche perché fare 3 gol e poi semmai perdere 4-3 penso che serve a poco. Era una battuta ovviamente, ma la cosa fondamentale è che ti fai trovare sempre pronto, un giocatore di grandissima tecnica, di grandissimo opportunismo, hai segnato un gol di pregevole fattura. Sì Antonio, tu mi conosci, sai, sto qua da un po' di anni, cerco sempre di dare il massimo, di fare il meglio per la mia città. Un segnale forte anche allo United Sly, c'è Pasquale Trotta che debbono assolutamente temere. Sì, chiaramente, ripeto, per il momento la classifica dice che tra noi e la Slay diciamo, ci stiamo giocando il primato, però ripeto, il campionato è lungo, guardiamo partita dopo partita e vediamo poi dove arriviamo. Ecco, anche per te una battuta, che cosa diresti ad Albrizio, Christian, che oggi purtroppo ha sciupato malamente delle palle gol importantissime? No, ci siamo parlati prima nello spogliatoio, lui era un po' rammaricato, chiaramente tutti gli attaccanti vogliono fare gol, però si sa, a volte la palla è strana, come la tocchi fai gol, poi invece a volte puoi calciare in tutti i modi ma non fai gol, mi è successo anche a me tantissime volte, quindi deve stare tranquillo. Passiamo adesso a parlare del calcio a 5, la SIM Manfredonia Calcio a 5 è tornata alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive, purtroppo una subita alla Palascaloria e l'altra subita fuori casa contro il Cataforia, squadra calabrese di Reggio Calabria, in una partita sfortunata per la SIM Manfredonia Calcio a 5.
dove aveva espresso un ottimo calcio a 5, avrebbe meritato anche di vincere la partita e poi nei secondi finali purtroppo ha subito gol. Invece parliamo di questa importante vittoria che la SIM è riuscita ad ottenere contro il CUS Molise al Palace Caloria per 5-3, una partita bellissima, un primo tempo che ha visto segnare ben 7 gol, 4 da parte della SIM Manfredonia calcio a 5 e 3 da parte degli avversari. Avevamo preso un palo nei minuti iniziali della partita e poi ci ha pensato Ganzetti al quarto a portare in vantaggio la SIM Manfredonia calcio a 5 raccogliendo una rimessa laterale battuta da Butabuzzi. Poi abbiamo continuato a macinare gioco, siamo riusciti a segnare anche il 2-1 grazie a Iese, ma siamo stati raggiunti dall'avversario. Poi terzo gol di Riondino e quarto gol di Michele Murgo, che rappresenta la manfredonianità in questa squadra. Si va negli spogliatoi con un 4-3 in una partita veramente molto ma molto aperta, con l'avversario di turno ostico, con un Barichello che nella prima frazione di gioco ha giocato dietro nella linea difensiva ed è stato molto propositivo con i suoi tocchi eleganti, ha servito diversi assist ai suoi compagni di gioco. Nella seconda frazione di gioco il CUS Molise ha cercato in tutti i modi di accorciare le distanze con la SIM Manfredonia calcio 5. Anche la SIM si è resa pericolosa in diverse occasioni. Addirittura poi nei minuti finali il CUS Molise ha utilizzato il quinto di movimento, quindi il portiere, ha cercato di accorciare le distanze, quindi quantomeno di pareggiare i conti, e si è aperto lo spettro di una possibile pareggio da parte del CUS Molise, così come era accaduto in altre occasioni col quinto di movimento, dove poi la SIM aveva addirittura perso la partita. Invece ci ha pensato Ganzetti a segnare il quinto gol, uomo partita Andrea Ganzetti. Sentiamolo nell'intervista che ci è stata rilasciata. Andrea Ganzetti segna a 30 secondi dalla fine il quinto gol che chiude ogni velleità da parte del CUS Molise. Sì, allora è stata una partita complicata, l'abbiamo chiusa solo nel finale, era importante sicuramente dare una svolta a questi ultimi risultati negativi che avevamo fatto nelle gare precedenti, ed oggi è arrivata una bella reazione da parte di tutti, siamo contenti così. Ecco, 7 gol nel primo tempo, come mai? Ci sono stati degli errori difensivi, che cosa è accaduto? Diciamo che ci sono state delle piccole disattenzioni e potevamo fare meglio, forse in entrambe le parti un po' di, diciamo, qualche giocata sbagliata di troppo, però io reputo che la nostra squadra abbia giocato bene entrambe le frazioni di gioco e alla fine il risultato è meritato. Anche perché dopo 2 sconfitte consecutive, purtroppo con tanta sfortuna, oggi era necessario più che mai vincere e salire in classifica. Sì, come si dice, vincere e soprattutto i punti fanno morale, smuovono la classifica, ed era quello che ci serviva. È arrivato anche con l'innesto dei nuovi, che si sono subito uniti bene al gruppo e siamo molto contenti. Perfetto, grazie. Grazie. Parliamo adesso invece di basket. La SSD Angel ieri ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato dopo le 3 sconfitte consecutive ed ha vinto proprio a Vieste contro il Sunshine Vieste per 59-57, una partita importantissima, una vittoria che chiaramente dà morale a questa squadra, che ha raccolto molto meno di quanto avrebbe dovuto raccogliere per ciò che aveva espresso in queste prime 3 partite di campionato. Chiaramente l'innesto del nuovo arrivato Kingsley è stato brillante, molto positivo, ha segnato ben 20 punti, 13 punti sono stati segnati da Malpede, 12 da Vorzillo, 6 da Kralic e 2 da Umberto Gramazio, per un totale quindi di 59 punti. Una partita molto equilibrata dove si sono affrontati a viso aperto le 2 formazioni, siamo stati anche avanti, poi siamo stati recuperati e poi nei minuti finali di questa partita siamo riusciti ad ottenere meritatamente una vittoria che mancava alla SSD Angel, che ci ha fatto chiaramente guadagnare punti in classifica, e adesso inizia il campionato vero della SSD Angel che, lo dicevo, lo ripeto, ha raccolto meno di quanto avrebbe dovuto raccogliere. Importantissimo l'innesto di questo nuovo cestista che
si è messo in evidenza con ben 20 punti. Kisley, questo cestista che ieri è stato uomo partita unitamente agli altri che ho menzionato. E adesso affronteremo domenica al Palace Caloria il CUS Ionico Taranto, che è una, sicuramente in una sfida molto ma molto delicata, che potrà dire molto sul futuro della formazione sipontina. Chapeau anche alla SS Angel per questa prima importante vittoria stagionale. A questo punto non mi resta che salutarvi tutti quanti che siete stati, che avete assistito a questa diretta Facebook della trasmissione Il Punto a cura di Antonio Castriotta, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!